Ciao, bentornato sul mio canale. Oggi vediamo un brano di Pino di cui ho fatto due o tre video già. Gli sto vicino a te. Mi è stato chiesto da Giancarlo, mi sa, una persona di Napoli molto fine. Vabbè. Quindi ho fatto, non essendoci un arrangiamento per sola chitarra, e in particolare con un video tutorial, quindi sotto il video trovi una tab, faticosamente proprio mi ha fatto bestemmiare il calendario per scriverla, e scherzo, cioè mi ha fatto penare, insomma, e anche un video tutorial, quindi c'è un video. Per chi non legge bene, vuole dei consigli. C'è un video tutorial e c'è una tab. Io ricordo poi, non voglio essere noioso perché poi lo vedono a molti iscritti, si iscrivono al sito. Allora, il canale YouTube è gratuito, c'è l'abbonamento 5 euro al mese, cioè video dedicati a chi è abbonato, lezioni di chitarra, no, di armonia, fingerstyle, eccetera, improvvisazione. E c'è, dico, c'è il canale e c'è il sito. Chi si iscrive al sito, ovviamente, non è che pure là è gratuito. È gratuito, ma puoi approfondire con dei video tutorial, con dei corsi, lezioni personalizzate, video corsi di chitarra fingerstyle. Ti metto sotto il video le risorse perché cioè, ricordo, non può esistere un'attività che ha solo una risorse gratuite, quindi ci sono risorse gratuite e risorse a pagamento, capisci? Cioè materiale di alta formazione, veramente didattica. Quindi mi arrivano email, no, ma io solo gratuitamente seguo le lezioni. Ti sconsiglio di iscriverti al sito se non vuoi. Poi, capisci? Cioè io invito a iscriverti al sito, invito tutti quanti calorosamente. Però se parti con la cosa, vabbè, io guarda solo i video su YouTube, perché la piattaforma non è uno scherzo. Cioè gestire una piattaforma, ti arrivano le mail, ma c'è dietro tutto un lavoro di canoni da pagare delle piattaforme varie e c'è tutto un lavoro. Qui se uno dice "Ma a me non interessa, studio privatamente, sto beh, oppure voglio strimbellare", non ti iscrivere proprio, capito? Perché si iscrivono e poi si meravigliano, ma mi meraviglio poi che sono professionisti. Comunque, vabbè, chiusa la parentesi. L'avevo già fatto un video lungo, noioso, che parlavo di studiare, il fatto di studiare armonia. Però purtroppo, ragazze, bisogna studiare armonia, no? Ci sono le risorse di armonia, le playlist, sempre sotto il video. Dai un'occhiata sotto il video. Le playlist di armonia, finito il pippone. Perché poi uno ha difficoltà a fare. Ha difficoltà a muovere agevolmente gli accordi, a meno che quelle forme non le ha studiate. Comunque, questo è l'arrangiamento. È in stile bossa. Ho ascoltato il disco originale qui per vedere com'era la voce, quindi e incastrare la voce, gli accordi nella tonalità originale. Questa non è perché si potrebbe fare in La minore. In La minore viene più agevole. Tono sotto. Però viene un altro una tonalità tipo chiteno mar, viene un'altra cosa, ma poi parli sempre fra. Cioè io parlo, ragazzi, questi sono tutorial, non è se mi metto a suonare solo o no?
Non posso accontentare tutti. Se mi metto solo a suonare, suoni solo. Se spiego, ma spieghi. Per certi è necessario. Cioè, è utile che spiego, che parlo. Poi posso pure eseguire solo. Mi sembra di dare, capisci? Spero di dare nei 1.000 video qualche consiglio. Lezione di chitarra. Ti ho fatto sentire com'era. È così, capisci? Poi anticipa la melodia, cioè rifaccio da capo. Scusami. Vedi, se ho sbagliato accordo pure. Figurati se non li studi le posizioni di accordo. Questo è fa diesis settima, nona eccetera, cioè questo. Io non sto studiando da parecchio, non sto studiando. Allora. Qua. Vedi, attacca prima la melodia, mentre l'intro. La seconda volta. Vedi, attacca prima. Questo passaggio non c'è, però c'è scritto così. Gli armonici artificiali, ma non lo so se, ma io sento un suono che non mi piace tanto. Comunque, un po' sono e la tecnica che è fuori fase, un po' la mano sinistra, più o meno le posizioni, pur stando mesi, sono mesi che non suono, 2 mesi circa, ed è parecchio. Io, ragazzi. Ti ringrazio, non metto gli accordi perché cioè, si trovano in rete, cioè gli accordi, il tutorial sugli accordi, ti rimando a, metto sotto il video gli altri video in cui parlavo degli accordi, ne ho fatti vari, già 2 o 3 su Istovicente, questo era il quarto, perché ho fatto questo arrangiamento per chitarra sola, che trovi sotto il video, ti invito a scaricarlo se ti piace Pino. Nessuno l'ha mai fatto se non senza risorse, non esiste in rete, tant'è che mi è stato chiesto. Ti invito a iscriverti al sito se vuoi saperne più di armonia. Via email ti mando come si fanno le scale correttamente, gli arpeggi, eccetera. E puoi approfondire. Ci vediamo alla prossima. Canale YouTube, iscrizione, non ti costa nulla. Ciao.